Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Cristian Panzanaro. Terremoto al confine tra Turchia e Siria, i morti sono 4.890, anche un italiano disperso. Donna e tre figli salvati dopo 28 ore sotto le macerie, sisma mille volte superiore a quello di Amatrice. La Turchia proclama 7 giorni di lutto nazionale, Europa e USA pronti ad aiutare, sostegno anche da Putin e Zelensky. Incidente mortale sul lavoro, probabilmente per un'esplosione in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico tra Piemonte e Liguria, con un operaio morto e un altro ferito. È successo a Voltaggio, in provincia di Alessandria. Dalle prime informazioni dei carabinieri della compagnia di Novi Ligure, la vittima sarebbe un trasfertista siciliano di 33 anni. L'altro operaio è stato trasportato all'ospedale di Novi Ligure. Barcone con 200 migranti a Pozzallo. A Napoli sbarca la CIA e salvati dalla guardia costiera. La loro imbarcazione era in seria difficoltà per le condizioni proibitive del mare nel capoluogo campano, allestite tende riscaldate per l'accoglienza. Tra loro anche 22 minori. Milano, ventenne allergica, muore con un tiramisù vegano. 4 indagati, è stata in coma per 10 giorni. Si sospetta che il dolce contenesse tracce di latte non indicate sull'etichetta. Il prodotto è stato ritirato dal mercato dal Ministero della Salute. Inizia il Festival della Canzone Italiano 2023, conducono Amadeus e Gianni Morandi affiancati da Chiara Ferragni. Stasera in gara la metà dei cantanti in gara, ospiti Mahmood, Blanco, Ipù ed Elena Sofia Ricci in collegamento dalla nave Salmo. Chiudiamo con il calcio, Serie A, il Monza beffa la Sampdoria, pareggio su rigore al 98esimo, doppietta di Gabbiadini per i blu cerchiati, gol di Petagna e Pessina dal dischetto allo scadere per i Lombardi. Questa sera Juventus-Salernitana a partire dalle ore 20.45. Grazie per l'attenzione, Rosario Perez in regia. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.